Domani mattina partiremo per raggiungere Milano e assistere al forum all'ultima puntata di X Factor. Non potevamo far mancare a Luna il nostro sostegno. Il sindaco di Utah Giacomo Porcu non nasconde l'entusiasmo e allo stesso tempo la speranza di poter vedere Luna Mellis uscire trionfante dal talent musicale di Sky. Avevamo pensato di installare un maxi schermo per assistere in paese all'esibizione, evidenzia il primo cittadino, ma non è stato possibile e abbiamo quasi subito scartato questa ipotesi anche a causa delle previsioni meteo che annunciano maltempo. A quel punto abbiamo deciso di partire. Con me ci sarà l'assessore Antonello Soriga e un nutrito gruppo di fans di Luna. Faremo sentire il nostro calore. Tutti indosseranno una maglia con una frase dedicata alla giovanissima cantante di Utah e, come accade in quasi tutte le puntate, saranno inquadrati dalle telecamere. Al forum ci saranno anche i familiari di Luna, pronti a festeggiare. Dobbiamo sostenere la nostra giovanissima cantante, dice ancora Giacomo Porcu. Se i cittadini di Utah domani rimarranno a casa potranno votare per Luna, anzi chiedo loro di farlo. Comunque vada, per la cantante sarà un successo, visto che il suo singolo Los Angeles, scritto del rapper Jake La Furia Club Dogo e prodotto da Big Fish, sta già scalando le classifiche. I suoi concittadini attendono il suo rientro in Sardegna e stanno pianificando i festeggiamenti. Luna può essere un esempio per tanti ragazzi, conclude il primo cittadino di Utah. È la dimostrazione che con impegno e dedizione si possono realizzare i sogni che sembrano più incredibili. Questa sera in onda sul canale TV8 del Digitale Terrestre la replica delle semifinali. Tra gli ospiti un altro cantante sardo, il rapper di Olbia Salmo che ha appena pubblicato il nuovo disco Playlist. L'album ha già battuto tutti i record di ascolti su Spotify ma.sc. Ecco il singolo di Luna. Per ricevere gli aggiornamenti di Sardinia Post nella tua casella di posta inserisci la tua email nel box qui sotto. Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte di ICO 2006 SRL ai sensi dell'informativa privacy.